Nel 1964 ho cominciato ad avere un film in casa e poi avanti uno alla volta. Poi mi è capitata un'occasione della curia di Bergamo che allora noleggiavano i film, voleva comprarmi tutta la cineteca, erano sempre 350 film e li ho venduti tutti in blocco. Sono venuti qua con un camioncino, se lo sono caricati tutti. Pagati in contanti per precisamente 44 milioni del 72. 44 milioni di lire, certo. Del 72. E poi mi è capitata la nostalgia, ma io avevo anche un'attività idraulica come lavoro e non avevo tanto tempo, mio padre me l'ha lasciata, non avevo tanto tempo a dedicarmi al cinema, però piano piano ho ricostruito tutti con gli amici che ho in Italia, ho ricostruito questa poderosa cineteca. In questo magazzinetto ci sono 320 film completi di tutto, cioè 320 valigette con le sue bobine dentro. I film di che anni sono? I film partono dagli anni, mettiamo gli anni 35, 1935, fino al 1980. Il proiettore a manovella, a passo 35, è stato regalato a 10 anni, avevo 10 anni, nel 48. Io sono nel 38 da mio padre, perché vedevo che quei proiettorini, pellicolette 8 mm piccole, trafficavo e allora mi ha preso quel proiettore là. E poi un proiettore professionale, il primo proiettore, sta marca qui, Fumeo, l'ho preso nel 64. Nel 64 e da lì ho cominciato a collezionare. Sì, poi ho creato anche diversi cinema in giro, cinema parrocchiali, vendendoli i proiettori che prendevo a Padova, costruendo gli schermi in officina da me, con i tubi. Costruivi tu? Sì, ordinavo i teli e con i tubi. E adesso per esempio questa si chiama bobina. Sì. Questa bobina, che una volta c'erano fabbriche che le facevano, queste sono diventate introvabili, non si trovano più, perché fabbriche non esistono più. E allora bisogna pagarle e le trovi in giro dei privati, da qualche cosa. Senza bobina il film non si può mettere. Sì, mio nipote, che ne ho uno, sarebbe questo qua. I nipoti adesso, Goldrake, Superman e quelle cose là. Le parli di Gary Cooper, Errol Flynn, non sanno neanche chi sono. Per fortuna ci sono i nonni. I nonni, sì, lei è una nostra generazione questa, ma i nipoti. Fino a qualche anno fa venivano qua e guardavano i cartoni animati, Bambi, la spada nella roccia, e Paperino e Topolino, eccetera. Si sedevano qua, o portavo il proiettore in casa, ma adesso hanno 11 anni e 14 anni, tutti i film, Don Matteo e tutte quelle cose là, c'è niente da fare. E i film si trovano fra collezionisti privati in Italia e qualche casa cinematografica che ha chiuso i battenti, perché quando hanno chiuso i cinema hanno chiuso i battenti, soprattutto le sale parrocchiali hanno chiuso negli anni 90 tutte le salette che erano in giro, no? La pellicola per legge doveva essere distrutta, cioè accettata. Cosa vuol dire accettata? Vuol dire che la toglievano dalla bobina
le mettevano su una tavola, le davano un colpo di aceta spezzale perché non andasse più in giro, perché la gente... Invece sono subentrati i collezionisti e tutti quanti le hanno vendute per prendere dei soldini. Sempre parliamo di pellicole in 16 mm, perché la pellicola originale sarebbe 35 mm. Sono pellicole sonore, ottiche, in 16 mm. E qual è il tuo film preferito? Beh, il mio attore preferito è Errol Flynn. E sarebbe quello là, Errol Flynn. Ma vedi quella, questi, alcuni film qua di Errol Flynn. Conto tutte le bandiere, Settimo Ancieri di Carica, Avventure di Don Giovanni, Capitan Blood e tanti, e via via. Comunque l'attore preferito, però mi piacciono anche tutti gli altri attori americani e anche italiani, le attrici americane. No. Certi film non si trovano più, non si trovano più. C'è una, questa si chiama una copia, e trovarne un'altra è molto difficile. Sì, ci sarà i collezionisti che hanno un'altra copia, però trovarli. Trovarli sì. Arbitri,